Hello guys, io sono Shen e benvenuti su Academia School Simulator. Siamo a provare questo bellissimo gioco offerto da uno sponsor. Oggi abbiamo lo sponsor che è Vuvit. Vi invito tutti quanti ad andare a vedere il sito Vuvit. Tramite esso, se avete un buon canale Twitch, un buon canale YouTube o uno di loro due o entrambi, potrete tramite loro partecipare a queste simpatiche testing dei giochi e preprovarli, recensirli e dire un po' cosa ne pensate. Ma ci stiamo già perdendo troppe chiacchiere, quindi iniziamo la partita. Nuova partita. Dovrebbe essere fatto dagli stessi sviluppatori di Prison Simulator. Quindi dovremmo trovarci qualcosa di un po' simile. Allora, abbiamo il logo. Nome scuola. The Academy. Motto della scuola. De, ora e per sempre. Allora, possiamo mettere anche i loghi. Cioè, però il colore così fa veramente schifo. Allora, mettiamo un... C'è un bluetto un po' più blu. Lasciamo questo e l'altro... mi piace. Possiamo mettere vari simboli. Pi greco, leone, drago, nota, omega, cipolla. Perché la cipolla? Facciamo qualcosa di un po' così. Ok, così mi piace. Un pi greco, colonna, omega, torre. Allora, difficoltà. Facciamo... no. Normale, come giusto che sia. Classe mista. Ah, possiamo fare tutti i ragazzi. Possiamo fare sia una scuola con interamente maschile, interamente femminile, oppure una classica scuola all'italiana. Quindi con classi. Soldi, posso aumentarmeli? Ah, se me li cambio, mi cambia la difficoltà. Dubbietà oggetti nella norma. Quindi le cose si rovinano col tempo. Teppisti regolari, frequenti. Instancabile, occasionale. Ok. Ah, i bulletti, insomma. Ok. O penso siano i bulletti. O se no, altra gente che vende roba che non dovrebbe. Vabbè. Delinquenza. Ah, se metto qua, se me lo dicevo. Questa opzione determina la frequenza in cui i tipisti visiteranno la scuola. Ok. Delinquenza. Ok. Siete delinquenti, quindi bulli tranquilli. La salute. Sono in salute, sporcizia nella norma come tutte le scuole, reddito di cittadino, no, reddito medio, apprendimento normale, perdere il gioco se metà dei tuoi studenti sono delinquenti, perdere il gioco se metà dei tuoi studenti sono malati, perdere il gioco se il tuo prestigio scende a sotto 500. Bandiera, posso scegliere anche la bandiera. Quanti centri? Italia, ok. Uniformi, originali, Giappone, Regno Unito, prigionieri. Ok, questa cosa fa abbastanza... fa molto ridere. No, scuola militare. Malesia, Cina, Filippine, Russia, informale. Lasciamo questa. Mascotte. La mascotte... diciamo che è... il cane pufoente. Il preside posso scegliere. Ah, questa qua è quella normale. Ah, mi dà vantaggi e svantaggi. Ah, secondo chi è Baby G. Scrooge. Il dottor Grigio. Kazuma. Reverendo Fratini. Lasciamo la preside. Non creiamoci problemi, casini vari. Lasciamo così. E partiamo. Partiamo, caricamento in corso. Vediamo un po' che cosa ci aspettato. Dobbiamo costruirci da zero la scuola, immagino. Se nella fase di costruzione, all'inizio di ogni anno scolastico, hai un po' di tempo a disposizione per pianificare e costruire la tua scuola, mentre i studenti non sono in classe. La fase di costruzione non ha alcun limite di tempo, il tuo flusso di cassa subirà la fine, dovrai comunque pagare per tutti gli oggetti che blablabla. Ok. Quindi... qua posso scegliere quanti ammetterne. Ok, costruisci muri, zone. Ok, c'è ricerca in corso. No, mettiamo un attimo pausa. Allora, questa è tutta la nostra mappa della scuola. Qua possiamo prestare rapporti, ok.
dipartimento dell'istruzione, gruppo insegnante. Questo assumerli, giustamente. Personale, la preside, insegnante, operaio. Ok, ma quindi tu mi butti a muzzo a costruire una scuola senza un tutore né niente? Tasti scelta allora. Costruisci un ufficio e segni a un preside. Assumi preside e un frigorifero richiesto per aumentare le consegne di cibo. Allora, io direi come prima cosa di costruire. Qua sono tutti gli oggetti, ok. Progetto, disegno cespuglio, muri, zone. Quindi, discarica ce l'abbiamo. Ops. Discarica e consegne ce l'abbiamo. Dobbiamo fare però le varie zone. Quindi direi di iniziare costruendo. Ok, demoliamo qua gli alberi. E anzi, posso annullare? Ah, ok, così col tasto destro annullo. Direi di fare l'entrata della scuola, non proprio lì della zona delle consegne, che veramente sarebbe molto ridicolo. Allora, demoliamo qua e iniziamo a costruire la nostra scuola. Ok, copiamo la porta. Entrata principale, quanto è grande così? Ok, direi di iniziare inserendo una porta. Facciamo così. Come prima fase. Ok, iniziamo a mandare i nostri lavoratori a fare le loro cose. Allora, come potremmo gestire la cosa? Per iniziare. Sto pensando a come gestire le classi. Allora, come prima cosa forse l'ufficio del preside potrebbe essere un'idea come prima cosa da fare? Non lo so. Facciamo una cosa di questo genere. Diciamo che questa è la prima classe. E qua ne facciamo una uguale come lunghezza. Quindi li facciamo proprio simili. Poi qua allunghiamo verso l'alto di 5. Così. Anzi no, aspetta. Qua togliamo questi due perché qua li espandiamo per fare tipo i bagni e l'ufficio della preside. Andiamo così, 10 in 10 in 10, 10 in 10 in 10. E qua poi richiudiamo. E abbiamo la struttura, direi, iniziale della nostra scuola. Adesso il punto è come gestire le varie zone. Allora, primo anno li mettiamo di qua, secondo anno di qua, terzo anno di qua e quarto anno di qua. Un ufficio necessario ad ospitare preside, vicepreside, contabile, avvocato e consulente. Mi basta lo spazio per fare quello che ho in mente. Allora, vediamo un attimo. Non posso fare i bagni. Mensa, mensa, clinica, area comune, campo, sala, campo, cucina, biblioteca, bagno. Completa ricerca, dotazioni di base.
Come faccio le ricerche? Obiettivi. Ottieni la sovrintendenza finale per il video. Ok, ah, devo fare prima l'ufficio del preside, giustamente. Mi serve una scrivania d'ufficio, quindi aspetta. Oggetti. Dov'è? Uffici. Aspetta, pausa. Uffici. Scrivania d'ufficio. Aspetta. Signori, dovete però smantellare un attimo. Fermi tutti. Però se non mi togliete gli alberi, qua diventa un po' tutto complicato. Aspetta, ripriamo play. Facciamo un attimo togliere gli alberi dalle scatole. Ah, devo anche effettivamente mettere anche la pavimentazione. Facciamo in legno l'ufficio del preside. Ok. Facciamoli un attimo lavorare i nostri omini. Ah, rimuovendo i cespugli, tra l'altro mi danno anche dei soldi. Interessante. I nostri omini stanno lavorando egregiamente per eliminare i cespugli. Togliete. Ecco, voi posate il pavimento, bravissimi. Fate anche voi il vostro. Dammi la piccola sbrigatina, che sennò qua ci mettiamo 3 anni e mezzo. Ok. Voi dovreste andare però a dare una mano anche a quello là sopra, effettivamente. Allora, oggetti. Scrivania. Com'è che si gira l'oggetto R? Ovviamente. La mettiamo qui. Li mettiamo dietro due schedari. E ci mettiamo qua pure il fax. Anzi, no, il fax mettilo qui. E poi volevo fare un'altra cosa. Costruisci poi, mettimi anche qua due di legno. E mi metti una porta doppia. Cosa che manca? Scusate. Ah, ok. Ufficio ufficialmente attivo e completato. E adesso praticamente dobbiamo assumere la preside. Ok, ha sbloccato la ricerca, un quest della presidenza completata, ufficio del preside completato. E adesso cosa abbiamo da fare? Completare ala 1, ala 2, ala 3, ala 4. Però posso fare la ricerca adesso. In mente di base sblocca il bagno per uomini, bagno per donne, bagno neutro, cucina e mensa. Ok, aula punizione. Ma quanta roba c'è da ricercare? Enorme. Allora, dotazioni base, intanto. Perché sennò qua i bagni come li facciamo? Cioè, come vorremmo farli? Allora, dobbiamo però completare effettivamente le aule. Quindi andiamo su oggetti. Allora, aula. Cosa serve in un'aula? La lavagna, 10 sedie studenti e una cattedra. Sì, effettivamente ha tutto senso. Aula. Sedia degli studenti. Allora, aspetta, facciamo prima la lavagna, la mettiamo ovviamente qua centralizzata, con a fianco la cattedra del professore. Quattro, cinque, sei, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 14. Può andare bene? 14 studenti. Quindi,
Ah, ok, sono 15 per sezione, quindi dobbiamo però... Allora, cambiare un attimo la logica degli studenti. Come li possiamo fare? Ce n'è uno extra, però. Proviamo a fare così, vediamo se riescono ad entrarci lo stesso. Ok, stessa logica, adesso la facciamo qua. E anche di qua. E ci siamo. Adesso servono... La lavagna qua ce l'abbiamo messa. La lavagna ce la mettiamo pure qua. La lavagna ce la mettiamo pure qua. E la lavagna ce la mettiamo pure qua. Qua facciamo qualcosa di alternativo. Cattedra, cattedra. Facciamo quest'aula diversa, giusto per non fare tutto identico, spiaccicato. E adesso però mi serve anche la pavimentazione. Allora, ne facciamo diversi per ogni classe? Primo anno avranno questo. Secondo anno avrà questo. Terzo anno avrà questo. E quarto anno gli mettiamo questo. E per il momento ci siamo. Il problema è che mi mancano i soldi. Mi mancano i soldi. E dobbiamo ancora finire il pavimento centrale e anche chiudere qua. Poi bisogna fare anche i bagni, effettivamente. Però dobbiamo fare ancora la ricerca. E aspettare che finisca. Finanza e blocchi, devi avere un ufficio del contabile. Posso averlo? Posso averlo? Consegni, ufficio, discarica, no. Ecco, posso anche verificare l'orario delle lezioni. Allora, personale, però ci vuole degli insegnanti, effettivamente. Allora, insegnanti che non mi costino una vagonata di soldi. I più economici, partiamo con i professori più economici sul mercato. Non c'è qualcuno che vuole appena iniziare a imparare a insegnare, no? 388, 400, 366. Sì, ma quanto costano? Forse avrei dovuto fare una cosa un po' diversa. Fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Facciamo una cosa un po' diversa. Dov'è il coso per eliminare tutto? Dov'è? Demolisci. Oggetti, demolisci. Smonta tutto. Ah, posso fare così, ok. Facciamo un piccolo passo indietro. Signori e signori, noi per i primi anni ci occuperemo tanto della prima e della seconda. Poi ci occuperemo del resto. Quindi per il momento questa zona verrà interdetta. Direi decisamente che è meglio far così. Qua chiudiamo. Qua chiudiamo. Ci mettiamo dov'è la porta.
una doppia porta qui, doppia porta qui. Adesso posso fare i bagni. Mensa. Ma mensa, devono pure mangiare sti qua, vero? Pure la cucina. Allora, signori amici cari, noi al momento qua abbiamo un problema tecnico di soldi. Ce ne sono pochi, vi accontentate di avere i bagni misti. Perché non posso fare miracoli. Capitemi, i soldi sono quelli che sono. Oggetti, bagni. Igienizzatore per mani, lo mettiamo qua. E qua ci piazzichiamo anche un lavandino. Muri. Recinzioni non ce l'ho. Muri. Porta. Ok, questo è il massimo che posso fare per voi studenti cari. Pavimenti, piastrelle. Ok. E avere tutto questo ancora da fare. E non ho i soldi. Non ho i soldi, come non ho soldi. E non ho soldi, non ho soldi. Iscrizioni. Mi dispiace, ma... Ok, così riesco a gestirvi. Personale. Personale, insegnanti. Siamo degli insegnanti economici per il primo e secondo anno. Ma lo pigliamo te. Non ho soldi. Non posso fare... c'è un problema. C'è un problema. E come le assumo? Se non posso iniziare la scuola. Penso di aver fatto piccola cazzata. Ma proprio piccola, 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 piccola. Facciamo una cosa. Intanto vi ho fatto vedere come si costruisce, però non vi ho, vi ho fatto vedere effettivamente che facendo le cose in questa maniera un attimino forse vi bloccate l'inizio partita. Spendete troppi soldi. Quindi ci rivoluzioniamo un secondo e velocizziamo tutto quanto al volo facendo questo. Togliamo tutto questo. Ci mettiamo qui. Porte. Entrata. Mettiamo qua. Costruzioni. Muro. 7 e 7. 10. Ok, bravissimi. Voi intanto togliete tutto quello che c'è da fare. 3. Questo rientra al bagno. E 10, no? Ok. Questo in un secondo momento rientra l'altra classe. Zone. E tutte. Primo anno. E... ufficio del preside.
Serviva allora fax interni, scrivania, ufficio, ok. Oggetti, ufficio, 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 ufficio. Scrivania della preside. Piccolo scrivania, il fax. Porte, porta singola. Moche, no, moquette, pavimenti, ci mettiamo pavimento girandola, che mettiamo pavimento versatile, oggetti, no, no, non è getti, dov'è mu muri, porta, porta. Qua serve lavagna, sede studente e dov'è? Aula, 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 aula. Cattedra, mettiamo qua. Lavagna qua. Sedia. Oh, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Piccolo cambio tecnico. Cosa che manca qua? Ok, personale. Preside, il peso ce l'abbiamo, la ricerca da fare per i bagni, la facciamo al volissimo, abbiamo tanto anche fatto un achievement, che era 5 giorni in una scuola, in realtà non le ho fatte 5, ma ok, va bene, facciamo finta che vada tutto bene. Oggetti, porte, 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 dove sono le porte? Io sto andando in Natale confusione per mettere le cose certe volte, che voi non avete neanche idea. Porte. Pavimenti. Stelle bagno. Ok, muri qua per il momento. Chiudiamo tutto. Poi mandiamo i nostri omini anche a deforestare un po' qua, così facciamo i soldi. Contiamo, allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, 15 li possiamo accogliere. Devo aspettare che finisca il bagno. Intanto posso mettere gli oggetti del bagno? No, vero, perché devo finire prima la ricerca. Velocizzate un attimo. Perfetto. Zona. Bagni, bagni, bagni. Bagno neutro. Quindi oggetti dei bagni. Ci mettiamo tre gabinetti. Un urinatoio. Gel per le mani. Due lavandini. Personale, insegnanti. C'è un insegnante che costi poco ma faccia bene tutte le materie. Tu puoi andare bene, assumiamoti. Ok, però abbiamo un problema. Ok, sì, ma come dovrei fare se non posso assumere più insegnanti perché i soldi non li ho?
Allora, abbiamo un problema economico qua. Perché anche se prendo altri professori, mi costano comunque una valanga di soldi. Facciamo una cosa. Devo avere questo dentro di ogni anno. Ma come faccio con i soldi che ho? Devo fare le mini classi. Ragazzi, non abbiamo praticamente capito niente di questo gioco. Io un tempo compreso non facevo le mega cose. Io sono molto... Poi non posso neanche chiedere prestiti perché non ho i soldi. Sono molto triste. Non siamo neanche riusciti tecnicamente a partire. Molto sad. Qua tra l'altro abbiamo anche una grandissima quantità di obiettivi, complete ricerche, fai cose. Ma abbiamo failato brutalmente ogni singola cosa. Sì, potrei vendere gli alberi. Cosa ci risolvo? Posizione scuola, scuola rivale. Abbiamo pure una scuola rivale. Interessante. Molto, molto interessante. Ai, ai, ai. Va bene, ragazzi. Direi che abbiamo failato parecchie cose, però avete capito il complesso del gioco. Una volta completato potete avviare la vostra scuola e iniziare l'avventura, ma per questo direi che forse è il caso di rivederci in un prossimo video. Che ne dite? Quindi, praticamente vi ho fatto vedere un po' come si costruisce in maniera abbastanza dettagliata, ma non rispettando i soldi. Perché i soldi sono sempre un problema, ma questo non si sa da tempo. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la visione, vi lascerò un like, un commentino sotto il video e noi ci vediamo al prossimo gameplay. Qui da Scene è tutto, bye bye, ciao!